Incredibile occasione persa dai rosanero di Eugenio Corini, che si fanno fermare dalla Cremonese. In realtà questo potrebbe sembrare a prima acchito, visto che il Palermo andava a affrontare la seconda in classifica fuori casa, un risultato quasi positivo, un pareggio contro la seconda in classifica. Ed invece questa era un'occasione clamorosa per scavalcare proprio la seconda in classifica di questa serie cadetta. Perché? Perché nel primo tempo il Palermo si era creato una situazione clamorosamente vantaggiosa. Con che cosa? Con il rigore nel primo tempo. Dopo appena 18 minuti c'era stata l'espulsione di Sernicola, con la realizzazione del gol, il nono gol in campionato di Brunori su calcio di rigore. E pochi minuti dopo, in realtà al 44esimo, Ranocchia aveva fatto il quarto gol consecutivo. In realtà l'occasione perfetta gliel'ha concessa Diakité, quindi un gol confezionato tutto dal mercato di gennaio. Assist di Diakité, gol di Ranocchia, entrambi giocatori che arrivano al mercato di gennaio. Ma nel mercato di gennaio più volte vi ho detto: signori, secondo me, al di là del centrocampo e del dell'attacco, serve qualche rinforzo proprio dal punto di vista dei centrali, perché difensivamente questo Palermo fa una fatica immensa. Nelle ultime giornate in realtà il Palermo aveva fatto bene difensivamente parlando, non prendendo gol. Però nel secondo tempo, obiettivamente, è tornata quella difficoltà del Palermo di tenere i risultati, di non subire gol. Ed infatti succede che nel secondo tempo c'è un totale blackout. In un minuto, infatti, il Palermo, in vantaggio di due gol e in vantaggio di un uomo, fa il patatrac. Un blackout totale di un minuto in cui segnano prima Castagnetti e poi Coda nel giro tra il 49esimo e il 50esimo. E lì ti rendi conto che il Palermo deve ancora crescere. E lì ti rendi conto che ancora il Palermo deve fare quello step in più per diventare squadra che può realmente sognare la Serie A. Perché a 45 minuti dalla fine dalla realizzazione di una vera e propria impresa, cioè fare un bel po' di punti, andare a superare la seconda in classifica battendola in casa con un risultato importante, era un'occasione più unica che rara. Il Palermo poteva andare appunto a 48 punti scavalcando proprio la Cremonese, e non è riuscita in questo obiettivo, perché di fatto questo clamoroso blackout ha complicato la giornata del Palermo, che quindi rimane terzo a 46 punti, ma in attesa di capire cosa faranno Venezia Como, che a questo punto possono scavalcare proprio il rosanero di Eugenio Corini. Quindi è un risultato comunque negativo per il Palermo, che ora dovrà sicuramente di rifarsi, ma che obiettivamente dovrà mangiarsi le mani, perché aveva l'occasione di vincere contro la Cremonese fuori casa, ed invece arriva solo un pareggio per 2-2.